Leao sta disputando una stagione da 8 in pagella e ha ancora margini di miglioramento. Il suo allenatore Pioli lo ha paragonato a Titi Henry ed è un paragone che ci sta, anche se forse più riferito al primo Henry, perché poi Henry è diventato un fantastico centravanti, scoprendo anche altre sue qualità. Però la carriera di Leao è tutta da scoprire, potrà avere soluzioni e risvolti ancora straordinariamente positivi. Nell'esplosione di Leao, però, è giusto sottolineare i meriti del Milan, non soltanto perché sono andati a prenderlo nel momento giusto, tra l'altro pagandolo anche una cifra ragguardevole, ma soprattutto perché poi hanno difeso l'investimento continuando a puntare su di lui quando sembrava che potesse anche essere bocciato a causa non delle qualità, perché quelle le ha e le ha sempre avute, ma della sua discontinuità, di un carattere che forse lo rendeva un po' molle, un po' poco continuo nel rendimento. Invece, se Leao sta disputando una stagione da 8, il Milan, per come ha gestito questo calciatore in queste stagioni, merita 10.